Ladri vandalizzano la sede Ampi a Viareggio, rubati cimeli e medaglie dell'associazione Partigiani della Versilia, hanno sfondato la finestra e dormito per giorni all'interno, indaga la polizia, indignazione nel mondo politico. La neve rimanda la riapertura delle scuole, a Stazzema giovedì studenti ancora a casa, si rientra forse venerdì, nevicate abbondanti in tutta l'Alta Versilia, qualche disagio, scenario da cartolina in spiaggia con la neve Graupel. Si ferma anche il Carnevale Pietrasantino, cancellata l'edizione 2021 della manifestazione causa pandemia. Comune e contrade sperano in un recupero estivo, ma la strada è tutta in salita. La Befana saluta in musica, la grande musica classica al concerto dell'Epifania a Villa Bertelli è andato in onda su Noi TV e ha salutato le festività natalizie ai tempi del lockdown. Il Forte ritrova la vittoria, ok piste in casa, rossoblu regolano il correggio per 5-2 nel campionato di A1, rallenta il Trissino che cade a Follonica, in A2 incidente per la SH Viareggio di rientro da Giovinazzo, per fortuna nessun ferito. E dunque avete sentito dai titoli, c'è indignazione per ciò che è accaduto alla sede Ampi di Viareggio, ladri che hanno vandalizzato la sede dell'Associazione dei Partigiani, con oggi la denuncia da parte della stessa Ampi di Viareggio con cimeli e medaglie che sono state trafugate durante le festività natalizie. Ma sentiamo i particolari. Hanno portato via cimeli, bandiere e medaglie della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza. Hanno fatto razzia, mettendo tutto a soqquadro, lasciandosi dietro diverse tracce di sangue. È caccia ai ladri che nei giorni scorsi hanno vandalizzato la sede dell'Ampi di Viareggio, sede anche della deputazione versiliese dell'Istituto Storico della Resistenza. L'associazione non si riuniva da prima di Natale. La scoperta è stata fatta solo lunedì pomeriggio dal presidente dell'Ampi, Luca Coccoli. Hanno spaccato la finestra con un masso per introdursi all'interno, ferendosi con i vetri e poi hanno forzato la porta dall'interno. Siamo appena aperta questa porta, abbiamo trovato tutto sconvolto, cassetti aperti, e comodini aperti con tutto buttato per terra e la statua di Salvadori che non c'era più la testa e l'asta buttata giù che quasi ostruiva il passaggio per entrare dentro. A quel punto io non sono entrato, ho chiamato la polizia, poi quando è entrata la polizia sono entrata anch'io, abbiamo trovato che c'era il giaciglio di un clochard, almeno uno, forse due, e c'erano molte tracce di sangue. Tra i vari oggetti rubati, oltre al bronzo del politico versiliese Luigi Salvadori, opera di Leonida Parma, un bracciale originale del Comitato di Liberazione Nazionale del 1944, quattro bandiere dell'Ampi e due quadri. Sul caso indaga la polizia di Viareggio. I giacigli di fortuna rinvenuti fanno pensare a dei senza tetto, ma il furto di oggetti dal valore storico e simbolico così evidente non fa escludere la pista politica. Non ci sono nessuna scritta che possa richiamare direttamente al fascismo, quindi non possiamo escludere, non possiamo affermare niente né escludere niente. Purtroppo una certa sensazione di sdoganamento dei disvalori fascisti, per cui anche una sede dell'Ampi può essere profanata senza problemi, questa percezione negativa, questa ce l'abbiamo. Questa situazione purtroppo va risolta perché questa sede praticamente non è più agibile e quindi dovremo trovare una soluzione. Ferma condanna su quanto accaduto arriva dall'assessore regionale Alessandra Nardini con delega alla cultura della memoria. Auspico che gli inquirenti facciano al più presto luce su quanto è avvenuto a Viareggio, risalendo ai responsabili. Quello che è certo, prosegue, che si tratta di un episodio da non sottovalutare che rappresenta un oltraggio ai valori della memoria. Le fa eco il deputato del Partito Democratico Umberto Buratti, che esprime solidarietà e vicinanza all'Ampi di Viareggio e ferma condanna per il furto e danneggiamenti subiti. Confido che le forze dell'ordine, spiega in una nota, possano consegnare alla giustizia questi criminali, così dichiara l'onorevole Buratti. Cambiamo argomento, veniamo adesso ai numeri di oggi dell'epidemia sul territorio della Versilia e in Toscana. Partiamo dai numeri forniti dalla regione a livello toscano, per l'appunto, dati oscillanti. Ancora in Toscana siamo a 355, siamo 143 in meno rispetto a ieri, ma aumentano purtroppo i ricoveri e anche le terapie intensive, più 17 ricoveri attuali, pazienti gravi sono 8 in più, i decessi sono 18 e ben 5 sono i decessi che si registrano
registrano in Versilia nelle ultime 24 ore. Si tratta di tre uomini di 57, 78 e 90 anni e due donne di 75 e 83 anni, dunque 5 vittime attribuite al Covid residenti in Versilia. Venendo ai numeri della provincia di Lucca sui nuovi contagi, sono 47 totali, 7 in più rispetto a ieri, sulla Piana 28, 7 in valle, per la Versilia sono 12 stazionari rispetto a ieri. Altro dato che vi segnalo, quello sull'ospedale Versilia, che ancora è il più affollato come pazienti in tutta la ASL, 87 ricoveri, di cui 4 in terapia intensiva, sono 47 invece all'ospedale di Lucca, con 6 in terapia intensiva. Campagna vaccinale che va avanti anche sul nostro territorio. C'è il primo sindaco che si è vaccinato, sindaco e medico, parliamo del sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, in quanto medico di professione è rientrato nella categoria prioritaria per la vaccinazione, ma Murzi, primo amministratore in Versilia di fatto essere vaccinato, ha voluto pubblicare queste foto su Facebook invitando tutti quanti a vaccinarsi. Come medico ho ritenuto giusto ed etico farlo, oggi mi sono quindi sottoposto alla struttura sanitaria a cui sono affiliato, la vaccinazione anti-Covid. Gli operatori sanitari sono tenuti per primi a dare il buon esempio e ciascuno di loro deve, per le responsabilità che ha, non esitare a sottoporsi alla vaccinazione, dice Murzi. Bisogna credere nella scienza e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per produrre questo prestigioso risultato, un vaccino sicuro in brevissimo tempo. A proposito di vaccini, in Versilia sono state somministrate 587 dosi, 587 persone tra ospedalieri e territoriali nell'RSA che sono stati vaccinate. Si prosegue a livello ASL, siamo a quota 4.655 vaccinati. La pagina adesso dedicata al maltempo, emergenza neve in Garfagnana, nevicate che nel giorno dell'Epifania hanno interessato anche la Versilia. Andiamo per ordine alla situazione più grave, dicevamo, nella Valle del Serchio. La visita oggi del governatore Gianni per fare il punto della situazione, scuole chiuse in Valle del Serchio, si rientra lunedì il servizio. Sull'emergenza neve e sulle problematiche scaturite in questi giorni si è incentrato l'incontro tra gli amministratori della Valle del Serchio ed il presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, avvenuto nel giorno dell'Epifania presso il centro di protezione civile di Orto Murato a Castelnuovo. Il confronto è servito per fare il punto della situazione di quanto avvenuto sul territorio con le nevicate dei giorni scorsi ed anche con le precipitazioni nevose cominciate dalla notte dell'Epifania, che hanno riacuito le problematiche già esistenti come i distacchi di corrente a causa degli alberi caduti sulle linee. Causa adesso la possibilità di gelate, durante l'incontro è stato annunciato che le scuole della Valle del Serchio rimarranno chiuse fino a lunedì. Gianni, accompagnato dal senatore Andrea Marcucci e dall'assessore regionale Stefano Baccelli, ha garantito l'attenzione della regione. Devo dire che al di là di quello che sono le condizioni climatiche che tanto hanno colpito la Medievale, la Garfagnana, tutta la Valle del Serchio, devo dire che vi è un sistema di efficienza e di intervento di grande qualità. E devo dire che con Andrea Marcucci, con il quale ci sentivamo tutti i giorni in questi giorni, abbiamo avuto modo di comprendere come vi è un bello spirito di squadra fra i sindaci, gli amministratori, un rappresentante come lui del Parlamento, e la regione è qui a disposizione. Il tema principale del confronto è quello legato ad una manutenzione del territorio che possa in futuro prevenire le problematiche di questi giorni, dai blackout di corrente ai disagi alla circolazione. Ci vuole intervento radicale ed uniforme sul territorio che riguardi sia il taglio e la cura delle piante lungo le strade che in prossimità delle linee elettriche. In tal senso da tutti è stata auspicata un'azione per la modifica del quadro normativo nazionale e regionale che imbriglia ad esempio, soprattutto quello nazionale, la gestione della manutenzione dei territori dove corrono le linee elettriche. Prima di ripartire per Firenze, Gianni ha visitato anche la sala operativa e gli uomini del centro operativo intercomunale di protezione civile di Orto Murato. Nevicate abbondanti anche in Alta Versilia, Stazzema, il sindaco Verona ha deciso di rimandare i ragazzi a scuola non giovedì ma al più tardi venerdì, di valutare la situazione ora dopo ora, una nevicata che ha imbiancato in parte anche le spiagge. Vediamo perché in questo servizio con le immagini della nevicata di Luca Venante.
Un'epifania imbiancata per tutta l'Alta Versilia e non solo, dalle cime apuane alle colline di Massarosa fino allo Stazzemese, dove il carico di neve era già molto abbondante dopo le nevicate dei giorni scorsi. I fiocchi sono arrivati fino a soli 200 metri di quota con accumuli di 5 cm, per poi risalire sui 400-500 metri dove si è arrivati a 10 cm di strato. Molti paesi di collina sono stati innevati, con inevitabili disagi al traffico, seppur modesti, e uno scenario davvero da fiaba. Qui siamo ad Azzano, sulla montagna Seravezzina. In mattinata il comune di Seravezza ha chiuso la strada del Monte Altissimo per precauzione, poi è stata riaperta. Mezzi spazzaneve in azione e anche gli spargisale alle quote più basse, sia a Camaiore che Pietrasanta, per prevenire il ghiaccio nelle ore notturne. La situazione più critica è in altitudine, a Stazzema, dove il sindaco Maurizio Verona ha rinviato di un giorno la riapertura delle scuole elementari e medie. Nelle prossime ore si valuterà se far rientrare gli studenti venerdì oppure andare direttamente a lunedì prossimo, come già deciso in Garfagnana. Sulle Apuane insiste inoltre un rischio valanghe di livello 4 su una scala di 5. Sempre a Stazzema, un'ordinanza firmata martedì vieta agli escursionisti l'accesso ai sentieri innevati. Disagi sulle colline di Camaiore, dove circa una quarantina di utenze sono risultate staccate dalla fornitura Enel. Sulla costa, ad imbiancare il paesaggio, nel giorno della Befana, è stato il Graup, la neve tonda, ovvero dei fiocchi di neve compattati che resistono maggiormente alle temperature positive, che si sono accumulati sulle strade e sulle auto a fine mattinata. Chicchi caduti anche sulla spiaggia in abbondanza. La foto di Daniele Taccola ha fatto il giro del web su Facebook, regalando una cartolina memorabile della Versilia d'inverno. Disagi anche per le piogge incessanti, sempre in Versilia, sulla costa in particolare, disagi al Lido di Camaiore, strade allagate nella zona della caserma dei Carabinieri in via Euclide. La denuncia con questo video che vedete arriva dall'ex vice sindaco di Camaiore, Alessandro Santini, oggi consigliere comunale e capogruppo della Lega a Viareggio. Provate voi ad andare in caserma se avete bisogno di fare una denuncia, una segnalazione, una richiesta di aiuto. La riflessione di Santini che chiede. E il comune di Camaiore che cosa fa? E qua vediamo immagini di strade allagate appunto nella zona dei Carabinieri di Lido di Camaiore, ma situazioni simili ci sono anche in altre zone del Lido e anche altre località della Versilia. Cambiamo argomento adesso, eventi che saltano causa Covid, fra questi inevitabilmente anche il Carnevale Pietrasantino 2021. Il Carnevale Pietrasantino si arrende al coronavirus. È ormai deciso, come prevedibile, che i corsi mascherati della Piccola Atene di febbraio, così come la Festa della Canzonetta a fine gennaio, sono cancellati e rinviati a data da destinarsi. Probabilmente si andrà direttamente al 2022. L'amministrazione comunale e le contrade da tempo stanno valutando tutte le ipotesi possibili per recuperare in estate qualche iniziativa, ma al momento è tutto fermo. Questa manifestazione che si doveva svolgere sia a gennaio con la canzonetta e poi a febbraio con i carri è stata rinviata. Personalmente l'amministrazione abbiamo pensato di metterle in bilancio l'economicità per poter sopportare questa manifestazione, quindi noi siamo pronti. Ovviamente ci sono delle grosse difficoltà. Vediamo se riusciamo a farlo qualcosa magari col torneo delle contrade a maggio. Mi confronterò con le contrade, con i presidenti che sono i principali fautori di questa manifestazione. Il Carnevale di Pietrasanta coinvolge 12 contrade e migliaia di figuranti e nelle ultime edizioni ha registrato un crescendo continuo di presenze e di qualità delle costruzioni dei costumi, coinvolgendo soprattutto le famiglie del territorio. Si pensa ad un corso mascherato estivo, ma la strada è molto complicata. Il corso estivo è sempre piaciuto a tanti. Poco realizzabile perché purtroppo molti contradaioli lavorano nella stagione estiva, lavorano e quindi ci sono grosse difficoltà a organizzare questi corsi. Qualche spiraglio forse per la canzonetta che potrebbe in qualche modo essere ripresa. L'ipotesi principale che è venuta fuori in una riunione con le contrade era quello di fare un revival sulle vecchie canzoni, sulle vecchie scenette. Potrebbe essere un'idea vedere se si poteva riuscire a fare una manifestazione primaverile magari senza avere una classifica, diciamo, però rimanere con lo spirito del Carnevale Pietrasantino.
Ma veniamo adesso alle festività che si concludono con l'Epifania, ormai una tradizione, la visita dei Vigili del Fuoco all'ospedale Versilia. Una tradizione che si rinnova ogni anno in occasione della vigilia dell'Epifania, anche ai tempi del coronavirus. Non c'è stata fisicamente la Befana dei Vigili del Fuoco, ma il suo affetto e la sua generosità sì, rivolta come sempre ai bambini ricoverati all'ospedale Versilia. Il gruppo dei pompieri è partito dalla caserma del distaccamento di Pietrasanta per raggiungere il reparto di Lido di Camaiore. Nel pronto soccorso pediatrico sono stati accolti dal primario di pediatria e pronto soccorso pediatrico Luigi Gagliardi e dai suoi collaboratori, ai quali sono stati consegnati dolci e doni destinati ai piccoli per rendere più allegro il giorno dell'Epifania. Noi portiamo come sempre il messaggio e il saluto dal Corpo Nazionale Luce e Fuoco, il comando di Lucca. La Befana quest'anno è assente per motivi Covid, ma ci ha pregato di estendere il saluto e gli auguri a tutti i bambini e al personale sanitario. A voi in particolare che siete in prima linea con questa lotta, per questa grande emergenza sanitaria, quindi va il nostro applauso e quindi buona Epifania a tutti, che le tradizioni belle continuano. Grazie ai Vigili del Fuoco che come ogni anno sono venuti a donare delle fane a noi e dei doni ai bambini, che però quest'anno non possono consegnare direttamente, quindi ci faremo carico noi. Ne approfitto per dire che questo comunque è l'inizio dell'anno, secondo me è un momento molto importante, adesso con questa partenza della campagna vaccinale noi ci stiamo vaccinando tutti per l'Epifania, no, per l'8 saremo tutti vaccinati, tutto il corpo medico sarà convintamente, sperando che questo sia il passaggio verso l'uscita di questo tunnel terribile. Un'Epifania in musica grazie al concerto a Villa Bertelli andato in onda nel pomeriggio della Befana su Noi TV con le musiche classiche ma anche canzoni napoletane e le arie delle opere. Sentiamo Massimo Mazzolini. Una serata speciale a Villa Bertelli e per Forte dei Marmi un altro grande momento culturale che ha chiuso le celebrazioni legate alla più importante festa della cristianità. Il concerto con le più belle arie d'opera, l'intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, quello di Manon Lescaut di Giacomo Puccini, la canzone napoletana d'autore Avo Chiella e l'operetta di Lear, andato in onda questo pomeriggio sulla nostra emittente e in replica domenica sera alle 21, è stata una perfetta combinazione di tutto ciò che è caratteristico del grande melodramma italiano e straniero. Oh signora, signorina, l'amministrazione comunale di Forte dei Marmi e il comitato di Villa Bertelli, che ha organizzato l'evento nel giardino d'inverno davanti allo scenario delle Apuane ammantate di neve, hanno voluto offrire, utilizzando la televisione, un momento di svago e bellezza a tutti coloro che in questi difficili mesi hanno continuato a seguire, tramite i social, la programmazione della villa. Dopo il saluto del sindaco Murzi e del presidente Tucci, il maestro Cesare Goretta, affezionata presenza del panorama concertistico di questo spazio sorprendente dalla buona acustica, ha presentato il trio di giovani talenti, possibili nomi che vedremo presto calcare importanti palcoscenici. Il tenore di origine russa Vladimir Reutov, il soprano lucchese Francesca Maionchi e il baritono Michelangelo Ferri. La serata del concerto a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi, era ovviamente in assenza di pubblico per seguire le norme anticontagio previste dalle normative ministeriali. Facciamo una breve pausa, fra poco di nuovo insieme allo sport con i risultati di calcio e hockey su pista. Ben ritrovati, eccoci allo sport, hockey su pista in primo piano con la vittoria netta 5-2 del Forte contro il Correggio in A1, mentre in A2 una brutta disavventura fuori pista per strada per i ragazzi dell'ASH Viareggio, un incidente per fortuna senza gravi conseguenze. Ci dice tutto Roy Lepore.
L'Hockey Forte dei Marmi ha superato fra le mura amiche il Correggio per 5-2, che ha resistito solo un tempo grazie alle doppiette di Ambrosio e Cajas e rete di Rubio. Per la squadra di Mirko Bertolucci i gol sono stati siglati da Barbieri per il momentaneo vantaggio e da Garcia. Quarto posto per i rossoblù di Alberto Orlandi con 24 punti dietro la capolista Valdagno, all'Lodi e alla Sarzana. A rallentare in questo turno dell'Epifania è stato il Tris, che ha perso a Follonica per 3-2. Sabato si torna in pista e il Forte riceverà il Sarzana. In A2 doppia trasferta al sud per l'ASC Viareggio, sconfitto per 9-1 con l'HP Matera, e a Giovinazzo 4-2 con onore. La squadra nel viaggio di ritorno a bordo di due pulmini è stata purtroppo coinvolta in un incidente stradale. Uno dei pulmini ha sbandato sbattendo in un guardrail. Nessun ferito per fortuna, il mezzo è stato danneggiato costringendo il pernottamento in Puglia e il ritorno in treno a Viareggio. Veniamo al calcio, adesso la Serie D, un turno infrasettimanale dell'Epifania anche per le versilesi. Vediamo intanto i risultati che ci sono stati, questa è la griglia dei risultati di oggi, di questa decima giornata. Il Seravezza che ha perso 1-0 contro la Correggese, Ghiviborgo 0-2, e poi scorriamo fino al Real Forte Querceta, Marignanese. I versilesi si sono imposti per 1-0, questa è la griglia dei risultati. La classifica appunto invece la vediamo adesso, e vede ancora in testa Aglianese, le versilesi, Real Forte Querceta a 14 punti, il Seravezza invece si ferma a 7, Ghiviborgo ancora a 6. A proposito di Ghiviborgo, abbiamo appena detto una sconfitta per 2-0, doppietta di Ferrari da parte dei romagnoli. Sentiamo nei dettagli com'è andata. Dolce o carbone nella calza della Befana per il Ghiviborgo? Ci vorrebbero 3 punti onde evitare un altro passo falso che complicherebbe una classifica già deficitaria. Si gioca sul sintetico di Altopascio, arriva al Forlì di mister Angelini, che ha gli stessi pochi punti, 6, ma 4 partite da recuperare. Il Forlì non gioca da 2 mesi e mezzo. Svincolati Andreotti e Santeramo, Lavezzini può disporre dei nuovi Chianese e Fazzi, subito titolari, non di Scime e Gregov, che debutterà domenica sul campo del Corticella. Avvio di gara subito in salita per il padrone di casa, al decimo ospiti in vantaggio con Ferrari sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Zamagni. Festa grande per i galletti biancorossi. Ma siamo solo all'alba del match. In effetti il Ghiviborgo reagisce. Al 28 Felleca impegna il portiere, che devia in calcio d'angolo. Poco dopo la mezz'ora viene espulso Rino Lavezzini per proteste. Al 38esimo ancora il padrone di casa con Brunozzi, ma De Gori attento. Quasi allo scadere però i romagnoli trovano il punto del raddoppio con il solito Ferrari, servito al centro in modo magistrale dall'ottimo Tortori. Doppietta per il centravanti forlivese. Si va a riposo col Ghiviborgo sotto di 2 reti in una partita largamente compromessa. Nella ripresa la squadra di casa attacca, ma lo fa in modo invero sterile. Si ricordano solo all'11esimo un rasoterra velenoso ma non troppo di Nottolini, e al 36 Chianese che lancia Belluomini, anticipato però dall'estremo difensore romagnolo. In pieno recupero espulsione del forlivese Corigliano, che si becca in modo scellerato 2 cartellini gialli in soli 10 minuti. Il Forlì vince 2-0 e con pieno merito. Il Ghiviborgo, che aveva anche qualche assenza di troppo, pare ancora un cantiere aperto, ma il campionato non aspetta. E domenica prossima, come dicevamo, altro delicato impegno sul campo dei bolognesi del Corticella. Ci fermiamo ancora per una breve pausa. Fra poco, di nuovo insieme, terza parte con gli eventuali aggiornamenti. Terza parte del TG Noi Versilia, non abbiamo aggiornamenti di cronaca, ci fermiamo qua con questa edizione del telegiornale. Vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi una buona serata.